l'unico modo che i cittadini hanno di poter essere informati dei trattati che sono stati firmati, dei loro effetti. Referendum sono stati fatti in Francia, in Irlanda, non si capisce perché in Italia, o meglio, si capisce perché c'è un paese che voleva farlo il referendum, la Grecia. Il primo ministro Papandreou un anno fa propose un referendum, perché il popolo può anche decidere di accettarli questi sacrifici. Fu destituito dalla Commissione Europea, che gli pose l'out-out, niente referendum. Quindi che ci sia un sistema autoritario che oggi impedisce soprattutto ai paesi più deboli come noi, ai cosiddetti pigs, paesi maiali, di decidere, è vero. Monti 3 giorni fa ha fatto un'affermazione secondo me incredibile, ha detto: grazie a me l'Italia non è diventata una colonia. Ha detto così, testuali parole. Allora Cremaschi, domande allora, che bisognava Cremaschi, fargli. Com'è che non... Cioè, chi colonizza chi? Chi è diventato colonia? Allora c'è il rischio di diventare colonia. In primo luogo bisognerebbe dire la verità ai cittadini. Perché i cittadini votano al Parlamento Europeo, il Parlamento Europeo non ha nessun potere. Appunto. Qualsiasi giusto. Cosa fa deve passare giusto, dalla Commissione. Quindi voglio dire, tutti questi discorsi sulla democrazia europea è la fabbrica delle menzogne. Riallacciandoci al discorso che faceva Cremaschi su questi sistemi autoritari, no, che destituiscono i governi, che li commissariano, bisognerebbe chiedersi da dove arrivano, perché in Parlamento non li vediamo, nel senso che è tutto tracciato, ci sono i verbali delle riunioni, l'assemblea, le commissioni, è tutto lì, perché democrazia fa rima con trasparenza. Ma viene spontaneo pensare a quei gruppi dove si riuniscono a porte chiuse e non si può neanche pensare di entrare per farsi raccontare che cosa dicono. Questi gruppi li conosciamo, insomma, un po', sono il gruppo Bilderberg, sono anche il Forum Ambrosetti qui in Italia, ma ce ne sono tanti. E in questi gruppi, tra l'altro, loro non è che vanno per organizzare circoli di freccette, aspetti, perché parlano di temi molto importanti, cioè il futuro della democrazia, l'Unione Europea, la crisi dell'euro, l'energia, e tra l'altro dicono testualmente che è difficile pensare a soluzioni globali che non richiedano delle soluzioni, che richiedono delle soluzioni unilaterali, cioè vanno lì per mettersi d'accordo. Allora, è legittimo il sospetto che lì si mettano d'accordo e poi riportino nei parlamenti nazionali quello che hanno deciso, usandolo semplicemente così come amministrazione, come commercialista, insomma. Questo sospetto porta direttamente all'ospite di oggi, perché questo ospite ha scritto un libro che si chiama Il Club Bilderberg, che ha venduto oltre 6 milioni di copie in tutto il mondo. Lui è uno scrittore russo che ha il padre che era un dissidente in Russia e che ha combattuto per la libertà di informazione. Addirittura si dice che il nonno fosse un colonnello del KGB. Si chiama Daniel Estulin e questa sera è qui per parlarci del Club Bilderberg. Bene, ascoltate. Stiamo vivendo la crisi finanziaria più terribile di tutta la storia dell'umanità. Si tratta di una crisi che riguarda miliardi e miliardi di dollari che non potranno mai più essere ripagati, e qualunque governo che cercherà di ripagare questo debito distruggerà il proprio paese. Tutto quello che è stato cercato di fare è stato far sì che i cittadini paghino i nostri debiti, ma dal momento che noi non possiamo pagare, non può pagare neanche il governo, e allora si rivolge alle istituzioni finanziarie internazionali di ripagare questo debito, che significa che chiunque cercherà di far questo distruggerà il proprio paese, che significa che in Italia persone come Mario Monti, che sanno esattamente quello che sta succedendo nel mondo, distruggeranno l'Italia apposta. Il vostro nemico è Mario Monti, è un traditore dello Stato-Nazione Italia, è l'uomo che dovrebbe essere messo in prigione, e dovete capire che questo concetto non è un concetto
Stato nuovo, perché questo era già una cosa di cui si parlava nel 1968 alla conferenza Bilderberg in Canada, dove si è detto che non è più possibile avere fiducia negli Stati-nazione che facciano i lavori sporchi delle grandi corporation. Quindi qui si vuole creare una unica azienda globale a responsabilità limitata, perché le aziende hanno molto più potere di qualsiasi altro governo al mondo e creature come Mario Monti sono semplicemente il sottoprodotto di questo sistema. E a meno che non ci liberiamo di questi cancri, saremo di fronte alla più terribile crisi dell'umanità. Siamo alla svolta della storia e la strada che prenderemo adesso deciderà il futuro dell'umanità. Obviously. Going to work.